Siamo partiti da un problema, calcolare l'area del quadrato. Vi ho detto, prima di tutto andiamo a creare il modello del dato. Bene, però questo non mi calcola l'area del quadrato. Quindi dovrò scrivere un'altra porzione di codice che mi vada a calcolare l'area del quadrato. All'interno questa classe deve avere il metodo main. Ora, se voglio usare, crearmi un quadrato per calcolare l'area, devo fare prima chiedere a qualcuno di inserirmi il lato del quadrato, giusto? Poi, una volta che ho il lato, creo un quadrato. Chiedo il lato, uso la classe scanner, uguale new scanner system.in con l'istruzione system.out.println. Chiedo all'utente di inserire il lato. A questo punto definisco una variabile locale lato, double lato uguale console.nextDouble. Quindi nextDouble è il metodo della classe scanner che mi permette di leggere un double. Fatto questo, ecco che arriva la differenza rispetto alla programmazione procedurale. Adesso invece di calcolare lato per lato e poi produrlo in output, creo un'istanza della classe quadrato. Quindi creo un'istanza di quadrato. Come si fa? Intanto quadrato è un tipo di dato, quindi uso la parola chiave quadrato con la Q minuscola come se fosse un tipo di dato primitivo, int, double, oppure un tipo stringa, cioè come se fosse un tipo del linguaggio. Poi definisco una variabile, il nome di una variabile lo scelgo come voglio, quad, per esempio, e poi userò l'operatore new per creare il quadrato new, e qua andrò a scrivere quadrato, aperta, chiusa, tonda, punto. Poi, dopo aver creato l'istanza di quadrato, calcolo l'area. Per calcolare l'area, utilizzo l'oggetto quad.. E qua scrivo il metodo che calcola l'area. Il metodo che calcola l'area è questo qui. Per cui scriverò quad.area. Adesso questo metodo mi restituisce il valore dell'area e allora dovrò dichiarare una variabile double che posso chiamare come voglio, ma io la chiamo area, alla quale assegno quad.area. L'ultima cosa è naturalmente l'output del risultato, cioè se usiamo la console system.out.println di area. Lato e area variabili locali al main perché dichiarate all'interno del metodo main. Vuol dire che al di fuori del main queste variabili non le può utilizzare nessuno. Proprio non si vedono neanche. Invece quad è diverso perché quad è una variabile reference, ossia, questo mi piacerebbe che voi riusciste a ricordarvelo, cioè una variabile locale al main come lato e area, che però non contiene valori primitivi, int, boolean, dava, eccetera, bensì l'indirizzo dell'oggetto, l'indirizzo di memoria dell'oggetto quad. Allora, cosa succede quando io vado a creare questo quadrato? Questa roba qua
Chi si ricorda come si chiama? Un costruttore particolare, senza parametri, è il costruttore di default. Cosa fa il costruttore di default? Assegna il valore di default alle variabili di istanza. Allora, il valore predefinito per i double è 0. Questa volta un diagramma UML, ma con solo due sezioni. Qua c'è quad con la Q minuscola e l'oggetto di tipo quadrato. E qua abbiamo la sua variabile lato. L'oggetto creato viene creato col costruttore di default, quindi vuol dire che lato vale 0. Sì, 0.0, ma è la stessa cosa, no? L'oggetto quadrato e c'è una variabile, la variabile quad, che è una variabile di riferimento che punta adesso. Quindi per poter accedere a questo oggetto io devo sempre usare la variabile quad. Ora è ovvio che se calcolo l'area su questo quadrato, appunto me ne restituisce 0. Cosa succede quando vado ad eseguire questa istruzione? Quando c'è un'istruzione di assegnazione, prima viene valutato ciò che c'è a destra dell'uguale e quello poi che è il risultato della valutazione viene assegnato a quella variabile che si trova a sinistra. Questa istruzione prende l'oggetto quad, prende il lato, lo leva al quadrato e restituisce il valore 0, ovviamente, lo mette dentro l'area. Quindi dopo questa assegnazione abbiamo la variabile area sullo stack, area vale 0. Si trova invece nella IP. È evidente che il costruttore di default non va bene in tutte le occasioni. In questo caso non va bene per niente, perché magari il quadrato io lo voglio di lato 10. O lo voglio di lato pari al valore che l'utente inserisce l'input. Qua vedete che nonostante l'utente, anche se l'utente inserisce come lato 100, alla fine l'area è sempre 0, quindi non va bene. E vedremo nella prossima lezione che è possibile definire dei costruttori che invece hanno dei parametri, in questo caso un costruttore con un parametro lato.